Di nuovo Sword and Bones 2, andiamo avanti con questa avventura parallela col primo e col secondo. Stiamo andando egregiamente con entrambi, devo dire. E qua siamo arrivati alla miniera. Andiamo a fare la miniera. Scusate, ma involontariamente in alcuni livelli ho già preso la coppa, mentre li facevo per guadagnare soldi, per farmi esperienza. Bello questo di livello alla miniera. Un po' tediosetto. Vabbè, poi, come abbiamo notato, molte dinamiche di creature sono state riprese. Questo, per esempio, Sword and Bones, voi che state seguendo tutte e due la serie, sicuramente è l'uomo lupo nel primo capitolo. Qua invece, giustamente, l'uomo di fuoco, perché siamo nelle miniere. Nelle miniere piene di demoni di fuoco. Diavoli di fuoco. Allora, qui c'era la coppettina d'oro, giù in quella piattaforma lì, che ho già preso involontariamente, ma pazienza, questo era il primo livello. E poi ci sono questi fantasmini qua che fanno le veci dei pipistrelli di Sword and Bones. È stato sicuramente migliorato in molti aspetti, ma molte dinamiche di nemici rimangono, qua c'è la coppa, identiche, sono cambiati solo i nemici. Però sono titoli che sono veramente molto belli. Livello di difficoltà fino adesso entrambi, niente di che. Sicuramente rievocano i fausti del passato, ma un livello di difficoltà più abbordabile. Guarda questi stronzi che mi attaccano senza dubbio. Sto facendo monete perché io voglio andare a recuperare uno dei potenziamenti più belli del gioco. E cioè il fatto di colpire il nemico recuperando anche energia. No, muori. Non è nulla di particolarmente complicato, anche senza usare le magie. Basta andare un po' cauti. Ecco, questa è invece un po' più complicata da prendere. Ok, sfruttiamo anche il doppio salto, sfruttiamo la magia e andiamo a concludere. Molto bene, poi certo adesso con le magie, con tutto, il gioco si... Ma vaffanculo, mi si facilita in queste miniere. Questa è bella di ambientazione, una delle più gradevoli fino ad ora. Sono tutte belle, però... Allora, questo fino adesso nulla di complesso ancora, nulla che richiede di rifarlo 20.000 volte per adesso, però arriveranno gli ultimi livelli che immagino che, perché ricordo che io, allora dentro lì c'è la coppettina, ma immagino non arrivo col doppio salto da qua, ma c'è la piattaforma sopra, quindi non dovrebbero esserci. Posso entrare quasi, infatti. Siamo attenti alla lava, ma... E alla piattaforma, ecco, tipo i giochi stile, giochi vecchi, tutte quelle piattaforme qua sarebbero crollate a contatto, quasi tutte. Invece qua è stato molto benevoli i programmatori, perché lo rendono un po' meno complicato. Sfruttiamo la magia così ci liberiamo con più facilità di un nemico. E qua invece la sfrutto tutte e due, perché ho finito il livello. Avanti, avanti, avanti. Avanti così. Oh, hanno la comparsa questi che sono veramente molto fastidiosi.
colpisco da qua. Da qua sì. Però devo stare attento. Perché mi tolgo un sacco di energia quei maledetti lì. Se non ci stai attento, mamma mia. Ma vedete? Mi avrebbe colpito, eh. Allora, sotto c'è la chiave. C'è la pozione. La pozione a me. Oh, le ho prese entrambe, ma ovviamente ho preso la pozione. E questo mi ha tolto il cuore, ok. Bisogna guardare dove spara la roccia, fondamentalmente. Questo lo uccido così. Sono le magie perché dovrei complicarmi la vita. Muori. Quattro colpi, questi. Ho preso la coppa, sì. E muori anche tu. E avanti, avanti, avanti. Verso. Ogni 500 anni c'è il diavolo che mi fa cose. Allora questo io non volevo ucciderlo, ma in realtà ucciderò. Non ci sono, ho notato che fino adesso non ci sono le aree segrete nascoste nei muri. Le hanno tolto anche il potere, le hanno tolte completamente quelle. Peccato, perché facevano parte della chicca di quei giochi lì. Vediamo, qua devo andare sopra per forza. Ecco, qua nei giochi vecchi tutto sarebbe crollato a tempo, senza se, senza ma. Invece qua crolla qualcosa, ma allora qua ci sono due strade, una che va sopra e una che va di qua. Questa dovrebbe essere la strada principale, quella sopra dovrebbe portarmi a cose, mi porta la coppa, ok, essenziale per il doppio salto, nulla di complesso comunque. Allora qua c'è questo che mi spara giù. Rocce. Ok. No. Aspettiamo un attimo. Uno mi toglie energia qua, fortunatamente. Un attimo, il momento. Più opportuno. Ok. I livelli si fanno leggermente un pochino più lunghini, ma niente di che. Attenzione perché c'è un cuore. Bene, andiamo avanti. Queste lumache? Sembrano lumache innocenti. Se ti avvicini ti fulminano. Qui c'è la coppa, quindi hanno nascosto meno oggetti qua. In realtà rispetto a... che faccio bene a ripararmi, perché ma niente di che. Aia. Sfruttiamo le nostre magie.
anche qua, perché dovrei complicarmi la vita? Quando c'ho questa. Avanti. Nulla di complicato per niente. Per adesso. Sembrava all'inizio del gioco un po' più... l'avevano un po' più reso complesso rispetto a... al primo, ma in realtà... no, vabbè, è una cosa sbaglio io, ma... questo dove va? Qui c'è una stanza attiva con la runa, ma sarà vaffanculo, immagino più avanti. Sono per un cuore veramente. Così quasi volevo ucciderlo io quelli, eh. Volevo ucciderlo, ma invece sono morto. Io, ok. Rifacciamo. Stiamo attenti a non perdere energia dove ho perso prima. In maniera evitabile. Ho fatto a perdere tutta quell'energia di prima. Ok. Bastava fare così. Tu muori. E te. Ti uccido anche te subito, così c'è la strada libera. Però prima devo andare al portale a recuperare. Bene, anche quell'idea qua dei portali, ma una volta che poi si è sbloccato il tutto, non... e anche questo è fatto. Adesso avendo tutti gli oggetti, teoricamente dovrei essere in grado di prendere sempre la coppettina. Ok. Starci un minimo attenti. Ok, qui adesso devo aspettare il momento giusto. Ho 6.965 monete, quindi dovrei essere in grado di andare a prendere anche quel potenziamento là. Teoria. C'è una chiave. Coppa la vedo su là. Quindi non mi pare nulla di... ma no! Non moriamo su questi qua. Ma porco! Ma come ci arrivo? Ah, ok. Questo posso spostarlo. Ecco l'utilità di spostare i blocchi. Vabbè, niente di che. Attenzione però, perché qua crolla tutto, ma almeno sotto dovevo metterci la lava, allora avrebbe avuto un senso, ma così non ne ha. Sì, se ero canavo non potevo più prenderlo, dovevo rifare il livello. Però vabbè. Sono il boss! Sono il boss! Teschio incandescente, questo è il boss di Castlevania. Quale delizia avere tutta questa lava in questa miniera. Le mie fiamme stanno distruggendo le vostre patetiche ricchezze terrene.
Non esisterà più un luogo sicuro dove estrarre i vostri materiali tanto preziosi. In un certo senso vi sto depurando dalla vostra ingordigia di accumulatore. Fa anche la morale il gioco e vuole anche andare a parlare in certe cose, sia il primo che il secondo. Per lei, mia principessa, dimostrerò tutta la mia misericordia bruciandovi viva. Adesso vedrà, non soffrirà poi tanto. Ma neanche questo non è nulla di complicato, eh. Non bisogna andare addosso quando è incandescente per poi andare a colpirlo adesso. Tutto lì. Quindi anche questo. Ho detto che erano stati un pochino migliorati i boss, ma neanche più di tanto. Certo, un po' più tedioso che tutto che il resto. Non puoi colpirlo più di una volta, però la menata è quella lì ad ogni giro, perché poi ritorna di fuoco e mamma mia, sì, questo proprio con un minimo, minimo, c'è anche lo scudo, attenzione, non ti crea nessun tipo di problema. Vabbè, se proprio devo perdersi tempo. Ancora un po' di colpi, poi funzionano anche queste, sì, ovvio. E i boss potevano essere studiati un pochino più. Pelino meglio, adesso mi sono fatto incastrare qua. Adesso mi ucciderà. Adesso andiamo di là, prendiamoci un po' di posto, perché dai, manca un colpo. Mi è andato molto bene lo scudo, eh. E è andato anche questo con troppe difficoltà in base alla reale difficoltà, ma è andato. No, stiamo entrando nella catacombe sempre di più, però io voglio andare adesso che c'è un po' di monetine a prendere questo, il vampirismo, e avanza ancora anche 1475 monete, che al momento non utilizzerò niente perché al massimo prenderò ancora un elisir più avanti. Bene, dai, mancano due livelli, forse tre. Alla prossima.